Alta Valle Vigezzo, ecco il santuario di Re o della Madonna del Sangue. Il riferimento è alla prodigiosa effusione di sangue avvenuta nel 1494, che ha interessato l'affresco raffigurante la Madonna del Latte custodito sotto il portico della chiesetta del paese. Era il 29 aprile. Un'ora prima del tramonto, un certo Giovanni Zucono, soprannominato poi lo Zuccone, assieme con l'amico Comolo giocava alla piodella sulla piazzetta antistante la chiesa. Lo Zuccone quella sera stava perdendo, se la prese con l'immagine della Madonna che era lì a pochi passi sotto il porticato. Accecato dall'ira, scagliò la piodella, un sasso contro l'immagine, la colpì in fronte. Sarà un vecchietto di nome Bartolomeo a scoprire per primo all'indomani l'avvenimento prodigioso. Nel gesto devoto di toccare l'immagine della Madonna e di baciarsi la mano, s'accorse che era bagnata di sangue. Ai tempi del miracolo, Re era solo uno dei tanti piccoli villaggi sparsi lungo la vallata. Davanti all'immagine della Madonna del Sangue fu subito costruito un altare. In seguito, dal 1606 al 1628, fu edificata una chiesa più grande che conglobava l'immagine, la quale, pur rimanendo al suo posto, risultava collocata sull'altare. Ma l'afflusso dei pellegrini provenienti dall'Italia e dalla Svizzera richiese un santuario più grande. Nel 1894, quattrocentesimo anniversario del miracolo, si decise di realizzare un tempio grandioso. L'attuale basilica di stile bizantino rinascimentale, iniziata nel 1922, è stata consacrata il 5 agosto 1958 dal vescovo di Novara ed è stata insignita da Pio XII del titolo di basilica minore. In un tabernacolo sul retro dell'altare sono conservate in un'ampolla di cristallo pezzuole di stoffa intrise del sangue miracoloso. La festa del miracolo si svolge ogni anno dal 29 aprile al 1 maggio. Nell'occasione viene organizzato un pellegrinaggio a piedi da Domodossola che sempre richiama tantissimi fedeli.